Migliaia di persone hanno partecipato in questi giorni a Vivi Città, manifestazione organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti, iniziative anche nel carcere di Rebibbia. Mariella Anziano. Per la prima volta Vivi Città è entrata in un carcere coinvolgendo detenuti e agenti di polizia penitenziaria che hanno gareggiato insieme. Grande emozione prima dell'inizio da parte di tutti, poi l'impegno a dare il meglio di sé. 4 chilometri per i non professionisti, 12 per gli sportivi. A Roma hanno tagliato il traguardo per la maratona regolamentare. Angelo Iannelli, un agente di polizia penitenziaria delle Fiamme Azzurre, il suo tempo 39 minuti e 53 secondi. Tra i detenuti il primo è stato invece Riccardo De Rosis, che ha coperto il percorso in 52 minuti. L'evento romano della WISP ha coinvolto 200 persone, di queste 91 sono detenuti del carcere di Rebibbia. Vivi Città è un evento che può facilitare una riflessione sulla vita all'interno delle carceri, lo ha detto Anna Del Villano, vice direttore dell'istituto di Rebibbia. Il